Benvenuti, un'altra puntata, una bellissima puntata oserei dire. Sono Sensei Maurizio Poli, vi accolgo nella casa della Come la Luna nel Pozzo, nel dojo della Bushido Palestre. Ma, come è tradizione da un po' di puntate, iniziamo con la frase. È lunedì, sorridi. Sorridi e lascia che tutti sappiano che sei più forte di ieri. Sensei, Maurizio Poli, Jiu-Jitsu, benvenuti. Ecco qua i miei compagni di avventura. Buonasera, maestri. Buonasera. Buonasera a tutto tutti. Il pubblico di Well TV. Rieccoci. Maestro. Bisogna sorridere perché buonasera, siamo in zona gialla. Buonasera. Sì, ci sono anch'io questa sera. Sorridi no, perché sei più forte di ieri, maestro. Esatto, è perché siamo in zona gialla. Siamo anche in zona gialla, il libro è giallo. Dimenticate il titolo della trasmissione. Prego. Prego. Come la luna nel pozzo, l'occhio la vede, ma la mano non la afferra. Quella. La mano non afferra. Quella. Ultimamente non afferriamo più neanche il nostro judo, oggi non riusciamo più neanche il gin. Non riusciamo. Il oggi non è più alla muffa il mio, alla muffa. Non credo, maestro, non credo, però... Tu ce l'hai cucito nell'anima, quindi lasciamo stare questo aspetto. Sì, tutto quello che facciamo noi tre, questi tre pazzi, è jiu-jitsu, tutto. 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 Anche perché la cedevolezza in questo periodo, le palestre è giallo, ma siamo ancora chiusi. In effetti oggi abbiamo ricevuto un messaggio su Facebook da una ragazza che chiedeva, ma visto che ci sono delle attività aperte, io non so quali siano le palestre aperte, anche voi aprite i corsi? Chiaramente no. Chiaro, zona gialla non è ancora come possibile. Sai benissimo tu, lo ricordi a tutti, lo ricordiamo, è consentito lo sport all'aperto individuale. Quindi questo ci mettiamo fuori dalla palestra, ma non è il caso. Ragazzi, fa un pochino freddo. Cari amici colleghi, cari grande, cari gruppi. Però maestro, il nostro soccer faceva notare una cosa che è molto grave in questa trasmissione. Io ero abituato bene, l'altra volta qui sul tavolino, qua, io chiedevo. C'era una, il maestro so dov'è che chiedeva, dov'è il vino? Dov'è il festeggiamento? Non si festeggia. Il presidente non ha portato il vino, ma vedo un regalo. Ho visto. Una bella storia, una bella storia. Maestro, posso alzarmi? Certo. Scusa regia, questo è un piccolo pensiero per il nostro Sciano per il suo compleanno. Meraviglioso pensiero. Quella, amici di Well TV, non si scherza qui, Questo qui è il linguaggio del kimono, è importante i colori, le tessiture, come viene fatta. C'è bellissima la storia delle carpe, la storia della carpa giapponese. Sono tre colori, la carpa giapponese venerata, che risale la corrente fino alla fonte per diventare drago. Nel nostro simbolo abbiamo il drago. Vi ho dato un piccolo là. Per la storia e la tradizione giapponese e che è riportata in alcuni... È un regalo chiaramente apprezzatissimo, grazie mille. Xian, è sempre un onore, un piacere, perché bisogna scegliere, pensare alla persona e poi si regalano le cose che vorresti regalare a te stesso. Devo dire che tu e Giusy fate sempre dei regali miratissimi. Però non siamo soli, vedo qualcosa... Vediamo chi è il nostro ospite. Avvocato, buonasera. Buonasera Maria Luisa, come stai? Buonasera, grazie, sto bene. Allora, come si chiama esattamente questo avvocato? Maria Luisa Garatti. Garatti, buonasera. Adesso chiediamo gentilmente a Maria Luisa di presentarsi brevemente, perché so che hai un curriculum infinito, quindi brevemente. Allora, sono un avvocato di Brescia, sono il consulente di uno studio che si chiama We Legal Divisione Sport e quest'anno, in questo difficile anno dove lo sport è stato un po' messo da parte per la pandemia, ho pensato bene di formarmi e fare un sacco di corsi per appunto specializzarmi nel diritto sportivo che mi piace molto. Perché lo sport per me è stato anche un momento di rinascita e di, diciamo, salvezza della mia vita e quindi sono sempre più affezionata allo sport e a tutto quello che lo sport ti dà, perché ti dà tantissime cose
guardando praticamente l'introduzione al programma, c'erano delle parole importanti che parlavano di energia, consapevolezza, che sono tutte cose che chi si allena e chi veramente crede nello sport può ritrovare come aiuto sia fisico ma anche e soprattutto mentale. Io so che hai fatto anche 11 maratone, o sbaglio? Ah, Sì, ho mannaggia, fatto 11 11 maratone maratone. detto così come se fosse. Così proprio. 11 maratone? Porca miseria! 11 11 maratone. maratone, sì. L'ultima qual è stata? L'ultima è stata a febbraio, un anno fa, il 9 febbraio era, e ho partecipato ai campionati italiani paralimpici, perché sono un'atleta paralimpica, avendo appunto la sclerosi multipla, e anche lì si potrebbe Era aprire un un mondo. mondo. Vi spiego come sono riuscita a far diventare la sclerosi multipla una malattia, diciamo, che è stata riconosciuta a livello solo purtroppo nazionale come disabilità per poter partecipare ai campionati italiani e quindi essere classificata nella FISPES, che è la Federazione Italiana Sport Paralimpici. E ho partecipato a Barletta, c'erano i campionati italiani di mezza maratona e li ho fatte, quindi sono campionessa italiana anche di mezza maratona. Quella, Brava, complimenti complimenti. Nella avvocato, mia complimenti categoria, mille. però, aspettate, nella mia categoria la T38, perché ogni disabilità viene inserita in delle categorie specifiche. Io ho la sclerosi multipla e la sclerosi multipla è stata inserita nella T38, che è la categoria dei celebrolesi lievi. Vabbè, hai detto niente, Cioè, sono nella mia categoria. Hai potresti, detto penso che nella maratona niente. potresti battere anche me, Tutti e tutti e tre, tre. Nella non maratona stanno ci potresti bene. battere sicuramente. Vabbè, ma voi fate uno sport, le arti marziali, che è tutta testa, quindi anche la maratona è testa, Sì, quello Ci sì. vuole testa, cuore e gambe. Le gambe, vabbè, ti devi allenare, però la testa e il cuore sono quelle che ti portano al traguardo. Testa e cuore Il c'è. controllo del flusso energetico nelle arti marziali è vitale, è fondamentale. Hai detto bene, avvocato. Complimenti quindi, cavoli, un avvocato sportivo, quindi ci darai delle chicche dall'interno, quindi conosci di persona e ci aiuterai in alcuni nostri problemi. Che ce ne abbiamo parecchi, dal punto di vista che ne abbiamo già Ma ce parecchi. Ne l'hanno abbiamo tutti parecchi. ormai. Io volevo dire una Ce cosa li che hanno ho sul tutti. gozzo, avvocato, mi consenti, mi dai un minuto per dire Dillo, che noi l'anno scorso abbiamo aperto un contratto con il nostro governissimo. Il governissimo ci diceva: voi spendete 100 euro nella pubblicità, nella TV o sui giornali o dove meglio credete. E il governo vi darà la possibilità di recuperarne il 50%. Venerdì ho visto il mio commercialista, mi ha detto: caro Luciano, tu hai speso quei 100 e il governissimo ha deciso che non hai soldi a sufficienza per ridarti il 50% di quello che hai speso, ti ridà il 3,2%. Quindi ho un dente Sta facendo, avvocato, sta avvelenato. facendo riferimento al bonus pubblicità che Beh, ho favoriva la capito, ma pubblicità. se c'è, certo, non ho capito, ma se c'è questo tipo di contratto e c'era un decreto che lo prevedeva, cioè Sì, non è ma che nel bisogna decreto fermarsi c'era al scritto anche che 3%. c'era la postilla. Abbiamo soltanto 85 milioni. Quindi, se sei un governo serio, quando ricevi le domande, perché abbiamo fatto domanda, abbiamo mandato Sì. tutte le specifiche, arrivi 85 e ti fermi. No, qui molto probabilmente sono andati Beh, avanti. allora devo dire che io ho riscontrato la stessa problematica con il problema del bonus bicicletta, perché io Sì. sono, penso di essere ecosostenibile, nel senso che io non guido la macchina, vado sempre in bicicletta per la città. Quindi è stato un macello iscriversi innanzitutto perché dovevi mettersi nella piattaforma e così via. E quel giorno che c'era a disposizione i fondi. Cioè, io a un certo punto avevo davanti 700.000 persone. Quando è arrivato il mio momento, mi sono vista il mio ticket, ho detto ok, adesso è il mio turno. Ho schiacciato il tasto, tocca a me, mi hanno detto, mi è uscito, contatti l'amministratore del sistema. Cioè, mi sono dovuta rimettermi in coda, però dopo 24 ore i miei 198 euro, dai, li ho portati a casa. L'unico bonus che ho preso dallo Stato, Anche perché stiamo parlando che
il click day fatto per queste cose qui non funziona. Ci sono cose che sono alla base, sono anche intelligenti, ma dal punto di vista poi operativo non puoi costringere le persone a stare con 700.000 persone in fila o dire a un imprenditore: guarda che quello che ti ho detto l'anno scorso non è più valido quest'anno, al posto del 50 è il 3 perché ho finito i soldi. Rifinanzialo, visto che è un'operazione anche per le piccole e medie TV come questa, che è una boccata di ossigeno per gli sponsor, per la pubblicità, per trasmettere. Noi stiamo trasmettendo sul canale 231, in streaming www.tv.eu e su Sky canale 810. La possibilità di imprenditori come questi due signori qua di investire e di metterci i soldini, perché alla fine ci si mette i soldini nella propria passione, però di poter avere un credito d'imposta riveniente sulla propria azienda è andato in fumo. E quest'anno il bonus pubblicità non prevede le TV, solo la carta e la carta digitale, che non legge più nessuno la carta. Quindi diciamo benvenuto 2021, andrà tutto benissimo. Superlativo, perché con l'andrà tutto bene l'anno scorso non è che ha funzionato. Avvocato, concedici di scherzare, perché siamo veramente no va benissimo, ci credo, ma vi capisco come anche delle corde di violino, si diceva un tempo, anche perché scusami Maurizio, perché la cosa che non ho capito, anche quando hanno chiuso tutte le palestre, tutte le attività, sono stati spesi soldi per mettersi in regola con i vari protocolli che sono stati fatti. Quindi c'erano già sistemi di, voglio dire, di sicurezza. E poi lo sport faceva bene, perché questo anno ormai di pandemia penso che stiamo andando tutti un po' giù di testa. Dobbiamo cercare a trovare le nostre valvole di sfogo. Io ogni tanto esco, cammino e corro, grazie a Dio, perché se no... Se allarghiamo un pochino il tuo ragionamento, che non fa una piega... Se noi prendessimo in esame tutte le palestre che ci sono in Italia, già lì, mettendo un medico a disposizione della palestra, potremmo vaccinare, sai quante centinaia e centinaia di sportivi amatoriali, non sto dicendo, i professionisti hanno già i loro binari, ma sto parlando di se in Inghilterra hanno messo a disposizione le cattedrali e in Germania vaccinano nelle palestre e ovunque, noi non abbiamo bisogno delle margherite, che è un bellissimo progetto di fare la margherita che costa 450.000 euro, lo stand eccetera. Abbiamo bisogno di vaccinare le persone e tornare a vivere ovunque, sul luogo di lavoro, ovunque, in palestra, ovunque, nelle scuole, ovunque, dappertutto. Abbiamo vaccinato la cosa più semplice, che sono i medici e gli infermieri. Sono lì, c'è un ospedale, c'è il frigorifero, è tutto lì. E quindi abbiamo vaccinato 1,5 milioni di persone, che è facile farlo. Adesso inizia chi è l'aspetto produttivo. Io parlo per le palestre, vacciniamo gli istruttori, gli allievi, tutto quanto che possono essere trovati nel luogo. 200 allievi cifra maestra, nella tua palestra, ma sai, moltiplicalo per tutte le palestre d'Italia. Il ritmo è questo dopo. Scuole, prendiamo tutti gli insegnanti in una scuola, vanno tutti lì, dove vuoi vaccinarli dove? Prendiamo le grandi imprese, 500 dipendenti, 700 dipendenti, 3.000 dipendenti, vanno lì, 5-10 strutture e vacciniamo e andiamo avanti, torniamo a vivere, torniamo ad andare in palestra. Ma è anche l'uovo di Colombo, maestro Maurizio, anziché spostare tutta la popolazione verso la margherita o il grisantemo che hanno pensato, prendiamo il medico e mandiamolo in Iveco a Brescia, in Iveco a Suzzara, e lì si trova già 2.000-6.000 persone. Spostiamo il gregge o spostiamo il pastore? Ti dirò di più, maestro. Alcune imprese sarebbero disposte, attenzione che dico una parolaccia in diretta TV, a pagare per avere quel medico lì, perché la sua attività possa tornare a produrre. Pensa che parolaccia che ho detto. L'imprenditore privato potrebbe pagare. Due parolacce, se mi consenti. Due. Pagare e lavorare. Ecco, due parolacce detto. Parolacce in Italia stanno diventando insulti. Scusatemi, stasera sono volgare. Scusatemi, non lo farò più, maestra. No, tranquillo. Quindi, avvocato, tornando a te, l'aspetto positivo che è... Iniziamo questo percorso con te, speriamo di averti in questa puntata e poi nel proseguo delle varie puntate averti anche qua ospite, non dico fissa, ma quando potrai, la tua professione te lo permetterà, per
avere anche un aspetto legale legato allo sport. Dice, ma cosa c'entra l'aspetto legale legato allo sport? Cosa c'entra l'avvocato nello sport? Anche per spiegare chi ci sta seguendo adesso, perché non tutti sanno che c'è anche questo aspetto. Beh, l'avvocato nello sport è importantissimo. Pensiamo che l'ordinamento sportivo è un ordinamento a sé e quindi ha delle regole specifiche, ha dei codici che devono essere seguiti, e molte volte la giustizia sportiva, diciamo, è molto più veloce che la giustizia ordinaria, perché se aspettiamo, vediamo ad esempio le partite di calcio, piuttosto le cose che succedono durante i campionati, anche quando ci sono, facciamo un esempio, viene espulso qualcuno e vogliono fare i ricorsi sui procedimenti disciplinari, sono molto più celeri, perché altrimenti finisce il campionato e stanno ancora aspettando il giudizio su queste cose. Mm-hmm. Però il diritto sportivo e il procedimento sportivo è un mondo proprio, è un qualcosa di diverso rispetto all'ordinamento statale, perché comunque ha delle norme specifiche. Poi comunque si interseca anche quello che è l'ordinamento giudiziario normale e ordinario. Beh, lo sport, perché lo sport ha tante sfaccettature, ci sono tantissimi tipi di sport, sappiamo che soltanto alcuni sport sono considerati professionisti e sono pochissimi, e c'è in corso una riforma in cui i decreti sono stati presentati a novembre, e entro il 28 di febbraio dovrebbero entrare in vigore, se passa e se il governo si rimette in piedi, diciamo, perché altrimenti ricrolla tutto. E una delle cose fondamentali di questi decreti era il portare il professionismo, ad esempio, allo sport femminile, per avere la cosiddetta parità di genere, perché c'era un articolo specifico in uno dei decreti, che è il numero 230, dove si parlava di parità di genere, cioè che nel 2021 sentire parlare di parità di genere ti fa venire la pelle d'oca, perché non dovrebbe esserci una legge che indica quando le donne devono entrare nelle cariche professionali e diventare professioniste, devono entrare avere una carica superiore rispetto a quella che hanno, perché in tutti i settori del CONI, piuttosto che di vertice dello sport, non c'è una donna. Come del resto in tutti gli altri settori, diciamo, anche se adesso si sta cominciando un po' a vedere qualche donna nominata in cariche importanti. Quindi io penso che bisognerebbe parlare di sport e non dire sport cioè maschile o femminile, ma lo sport, perché lo sport è per tutti. Ti do una notizia che non c'entra con lo sport, ma è legata al mondo della donna e all'aspetto manageriale. È stata nominata una donna a capo di BNL Italia, quindi una struttura molto importante dal punto di vista finanziario, adesso è guidata da una donna. Quindi a macchie di leopardo, hai ragione, ma stanno cominciando. Ma nello sport hai ragione, però noi nel nostro piccolo, il nostro presidente è una donna. Questo è fantastico. Noi volevamo dire, ma cosa pretendete nel 1621? 1721. 1821. Andata. Volevo anche ricordare che quest'anno sono 76 anni che la donna ha il diritto di voto in Italia. Bene. Soltanto un mese dopo il 30 di gennaio del 45 si è deciso finalmente di dare il voto alle donne, quindi questa purtroppo è la nostra realtà, ne abbiamo parlato più di una volta. Però vedi maestra, qui mi scrivono, bello quello che state parlando, però dice non fate mai vedere niente di jiu-jitsu, ne parlate solamente, parlate e siete solo chiacchiere e distintivo. Allora io direi, dopo volevo fare una domanda all'avvocato, precisa. Rispondiamo dopo a questo signore No, prima facciamo vedere una tecnica. Ah, va bene, maestra. E poi dopo parliamo con la nostra. Sei d'accordo, avvocato? D'accordissimo. Ok, bene, perfetto. Bene. Allora vediamo una tecnica semplice, una presa polsi. Vediamo un attimino, Lorenzo. Grazie. Ok, cosa sta succedendo lì? Cosa stiamo facendo? Ecco, vediamo come uscire da una semplice presa a polsi da parte di un qualsiasi, per strada, in casa, sul lavoro. Quindi e vediamo la maestra come
con piccoli movimenti del fisico, conoscendo la tecnica, riesce a liberarsi da questa, anche se piccola, situazione di difficoltà. E con svariati modi, quindi prima cosa, quindi contrattacco, si lavora sulle leve articolari e poi si attacca di conseguenza. Sottigliezza di un segreto di cinture nere, sottigliezza che i nostri maestri mi picchieranno dopo, colpisce in punti nevralgici, certo. Colpisce in punti dolorosi dove è anche una persona pesante come me sente il dolore e in quel momento lì ha uno shock e lascia la presa. E lascia, esatto, a noi serve proprio quell'attimo. Dove... Ma era lei il presidente, una donna. Una donna, è incredibile. Settimo danno. Così piccola. Ma non lo so, niente, andiamo avanti. Andiamo avanti. Adesso volevo fare la domanda, appunto, prendiamo spunto dalle tecniche, vediamo. Spesso ci chiedono nel nostro ambito, quindi nel settore marziale, ci chiedono la difesa personale, cioè quindi questa contro, com'è che la possiamo dire, questa controversia legislatura, adesso mi sembra che sia abbastanza precisa, non solo nel settore marziale, ma in primis, cioè se uno entra in casa mia, anche se non sono un artista marziale, spesso me lo chiedono, come faccio a difendermi, posso difendermi, fino a che punto mi devo spingere per portare la mia difesa? È possibile magari fare un pochino di chiarezza? Allora, sì, per quanto riguarda questo punto si chiama legittima difesa domiciliare. Ad esempio, quando posso picchiare i ladri che mi entrano in casa di notte? Mm-hmm. Passiamo questo esempio. Allora, innanzitutto è stato introdotto questo tipo di... Diciamo che cos'è la legittima difesa prima, esatto. Per forza per far capire. Cioè, praticamente la legittima difesa... È una scriminante, quindi la persona non è punita quando chi ha commesso il fatto o è stato costretto dalla necessità di difendere se stesso o un'altra persona per difendere la propria vita e la propria salute. E la cosa importante è che la legittima difesa deve essere sempre proporzionata all'offesa. Cosa vuol dire? Io non è che posso, se uno mi sta insultando, mi sta sbeffeggiando, non è che io posso andare là e colpirlo con un pugno e fargli del male, perché altrimenti non ci sarebbe la proporzione tra l'offesa e la difesa, perché è questa è la cosa fondamentale sempre da tenere sotto in mente, anche e soprattutto quando si parla, in questo caso come voi, le arti marziali, piuttosto che, perché sono già tecniche che sanno come fare per colpire e fare del male, se si vuole fare del male con queste tecniche. Mentre per quanto riguarda la difesa domiciliare, cosa si intende? Si intende appunto quando una persona trova un ladro in casa. In questo caso, se il ladro sta cercando di colpirlo, addirittura è armato, lui può difendersi e può fare anche del male all'altra persona, colpirlo anche violentemente. In questo caso, la legittima difesa è possibile utilizzarla e la persona non verrà considerata punibile perché ha cercato di salvare la propria salute, la propria persona, contro un'aggressione minacciosa dell'altra parte. Certo è che se l'altro invece non aveva un'arma o comunque non stava facendo niente che andava a minare l'incolumità personale, allora in questo caso bisogna vedere dove arriva la legittima difesa e nel caso ci sia un giudice, vedere se viene punito o meno. Ma di per sicuro, i beni materiali invece? Cioè, quindi non per, vale i beni materiali, per i beni materiali? No, non è la stessa cosa, no, perché è sempre qua il problema, che bisogna sempre la proporzione tra offesa e difesa, non è semplice, il bene materiale, mi rubano la bicicletta, mi rubano del denaro, però e questo scappa, io non è che posso rincorrerlo per cercare di ferirlo, piuttosto che con una pistola, o minacciarlo o fargli del male, perché comunque deve esserci la proporzionalità tra l'offesa che io ricevo. In questo caso, se viene lesa la mia persona o comunque sono minacciato di morte in quel momento, allora c'è la legittima difesa. Nel caso di beni personali, no. Perché
bisogna vedere quello che viene fatto, perché non c'è praticamente la proporzione tra offesa e difesa, che è la cosa fondamentale da tenere presente. L'aggravante di artisti marziali, di non artisti marziali, c'è comunque un aggravante? Allora, l'aggravante per le, cioè bisogna, allora, sappiamo che tipo il judo, il karate sono, o tutte le artisti marziali, appunto, c'è la possibilità per queste persone di potersi difendere e anche fare del male o uccidere addirittura, perché penso che voi sappiate come colpire una persona e, certo, e fargli veramente male. In questo caso ci sono varie ipotesi, ad esempio, perché allora se io uso l'arte marziale come strumento di difesa da un'aggressione fisica, che beh, questo mi sta tentando di uccidere addirittura o di ferirmi, allora in questo caso c'è la legittima difesa, perché io sto utilizzando le mie armi, perché non ho la possibilità di scappare in questo caso, e quindi devo per forza contrastare e difendere la mia persona, in questo caso può esserci la legittima difesa, assolutamente. Oppure in un altro caso non è punibile se non altro modo per evitare, appunto, come ho detto, questa persona, e quindi l'unico modo che ho è dovermi difendere portando tutte quelle che sono le mie conoscenze per cercare appunto di salvarmi. Siamo sempre lì, quello di cercare di salvare me stesso o un'altra persona, ad esempio, non so, arrivo in un posto e vedo che c'è un bambino, una vecchietta, un uomo disarmato e sono minacciati anche da questa persona con la pistola, io posso assolutamente intervenire ed aiutarlo. E sempre quello da tenere in considerazione è la proporzione tra offesa e difesa. Mi raccomando, questa è la cosa fondamentale. Bene. Perché cioè, quello che io ho sentito una battuta in un film una sera, mentre ero molto stanco, che diceva: ma ricordate bene che è meglio un brutto processo che un bel funerale. Non avrei dovuto avvocato. Questo sicuramente. Questa qui per alleggerire un attimo, ma il tema è molto serio, anche perché il discorso dell'offesa, della proporzionalità dell'offesa subita è a giudizio anche del giudice, a sua insindacabile valutazione. Certo che, come diciamo sempre noi, l'arte marziale, la vittoria è far desistere senza combattere, ma viviamo in una società abbastanza complessa, con delle situazioni abbastanza complesse, con delle situazioni di minaccia abbastanza complesse e violente in certe situazioni, purtroppo, che si rivolgono anche, soprattutto anche alle donne, ecco perché la nostra Presidente promuove corsi di difesa personale femminile, in cui non insegniamo alle donne a diventare Wonder Woman, anche perché ne abbiamo tenuti, ne teniamo, e i miei maestri qua mi permettono di poterli fare con altri maestri che sono coinvolti nella nostra associazione. Non siamo solo noi, ci sono una trentina di cinture nere, quindi la cosa è vasta. Ma tornando a insegnare le donne a svincolarsi da spiacevoli situazioni in cui il maschio ancora adesso si sente in libertà, autorizzato a determinati comportamenti sgradevoli. Non c'è più neanche la capacità di poter corteggiare una donna, e quando una donna dice no, mi sembra che la lingua italiana e il no valga anche in altre lingue, anche in inglese vale no. Quindi la capacità di poter fermarsi in certe situazioni e insegnare alle donne di poter avere una possibilità di svincolarsi da queste situazioni, vero maestro? Ne abbiamo una tecnica simpatica. Davvero? Sì, quella che viene una presa alla testa. Ma perché parli con me che non so niente, maestro? Per i capelli. Per i capelli non la so quella, non la so. Vediamo Lorenzo. Mi chiede sempre quello dei capelli. Fa male, rivediamo. Sì, la mano e il polso del mai capitato aggressore vanno a subire una leva articolare. Vediamo ancora una volta Lorenzo. Una leva articolare, vedete, la maestra blocca la mano dell'aggressore, una torsione ed ecco una leva al polso. Ecco, sanchio. Male l'ha presa ai capelli, perché lui me la fa spesso, sa che è il mio punto debole. Anche a me. Allora appena può. A parte, grazie Lorenzo. A parte gli scherzi, questa tecnica qua
sono tutti piccoli passaggi, la lettera A dell'alfabeto del Jiu-Jitsu, in cui però si vede già i prodromi di tutto quello che è sfruttare il piccolo e il debole a proprio favore, il proprio corpo con le leve articolari, con dei movimenti che vengono naturali, vengono normali e possono aiutare a divincolarsi. Questo fa capire al discente, all'allievo, come nelle sue capacità fisiche, possa venirne fuori, vero? Certo, sì, assolutamente. Quindi cerchiamo di far capire che non è necessario essere con la stessa grandi, energia che usi per vivere e camminare. La stessa energia che utilizzi per andare a fare la spesa. Sto parlando a suocera perché nuora capisca, cioè altri che ci stanno vedendo. Questo è un piccolo assaggio, un piccolo così antipastino, siamo neanche l'aperitivo del Jiu-Jitsu. Assolutamente sì. Abbiamo voluto scegliere delle tecniche facili, simpatiche. Vediamo la presa che noi chiamiamo presa polizia. Ecco, difesa da vari attacchi e il contrattacco fino a portare, immobilizzare l'avversario, l'aggressore al terreno. Io ho provato ad attaccare Shean con un pugno, lei ha risposto con un pugno che io ho parato, andando a metterla in presa, appunto con un braccio dietro la schiena in leva articolare, afferrarne i capelli, ma con due gomitate mi sono trovato sbilanciato. E dopo lo sbilanciamento, con una chiave articolare, leva, gomito, spalla, mi sono trovato al terreno. Immobilizzato come un sacco di... No, però voi non me la raccontate giusta. Queste qui sono tecniche molto sofisticate che si impareranno dal quinto, sesto din-don-dan andando in su. Per fortuna no, le possiamo studiare con calma, perché la cosa importante in questi corsi è con calma. Vediamo di trovare con il sorriso, scegliamo delle tecniche poche, ma studiate nel modo corretto, quindi si lavora sempre sulla leva, che è quella che viene ripetuta, però in varie situazioni differenti. Ci sono situazioni di imbarazzo in cui una donna può essere messa con le spalle al muro, al suolo, messa in situazioni nella metropolitana, negli autobus, dove magari la costrizione è molto dello spazio e noi insegniamo a scendere. Ma adesso io mi collego al nostro avvocato, gentilissima avvocato. Vuoi farmi causa? E chiedo, come posso far causa alla maestra? Hai visto, avvocato, che quanto mi bastona questa? No, guarda che siamo sempre sul punto della proporzionalità, c'è offesa e reazione. Vedi, brava, vedi. Le so tutte. Quindi non mi ha sgozzato dopo avermi messo a terra, stata bravissima, l'ho solo controllato, dicevi tu prima. È stato simpatico l'avvocato perché ha fatto vedere subito adesso, perché c'è stato un attacco, il maestro ha tirato un pugno, lei si è difesa, la proporzionalità dell'attacco è maschio, più pesante di me, più forte di me, io sono donna, più piccola, eccetera, e la proporzionalità è... Tanta energia ricevo, tanta ne devo ridare. Questo è il concetto che sta alla base delle arti marziali e la legge in questo momento qua mi viene in soccorso da questo punto di vista. Quindi mi sembra di capire che... Stasera la cena non te la preparo. Se tu fossi scappata... Non c'è più proporzionalità. Ti avessi seguito, eccetera, eccetera. Cioè se uno durante la mia vita quotidiana interviene e cerca di fermare, rubarmi la macchina, non devo reagire più di tanto. Non devi neanche rincorrerlo perché è un bene materiale, vero? Non devo rincorrerlo. No, o meglio, oddio, posso anche rincorrerlo per cercare di fermarlo, ma non è che devo creargli, ucciderlo piuttosto che pestarlo a sangue o cosa, no. Ripetiamo il concetto, la proporzionalità tra offesa e la reazione. Il diritto che è messo in pericolo deve avere la stessa importanza del diritto che viene inviolato. Quindi la vita e la salute, come abbiamo detto, valgono sicuramente di più dei beni materiali che della propria casa. La reazione deve essere meno grave possibile rispetto all'azione per potermi difendere. È logico che se io vedo che mi stanno rubando la bicicletta, vado, lo faccio fuori, non è legittima difesa.
Beh, se lo fanno a me, oddio, non so, perché a me ne ha rubate 6 di biciclette, per cui se trovo il settimo non so cosa faccio. Settimo, di qualche Però, danno lo fai, qualche danno lo fai. Qualche danno può darsi, perché per me la bici è come la macchina, qualcosa di prezioso, sono le mie gambe che mi portano in giro. Comunque no, deve esserci sempre la proporzionalità tra il diritto che è messo in pericolo, quindi il diritto alla vita, il diritto alla salute e la reazione che ho. Allora, se mi stanno cercando di uccidere, io reagisco cercando di difendermi, posso anche uccidere. Questa è la legittima difesa. Certo. Ricordiamo sempre che le arti marziali non insegnano a picchiare, qualsiasi arte marziale. Noi facciamo jiu-jitsu, lo sport insegna l'autocontrollo, lo ribadisco, autocontrollo, la conoscenza di se stesso e la possibilità di evolvere come persona. Noi è un percorso iniziatico per evoluzione della persona, fisica e mentale. Dopo ci sta, come diceva la nostra Xi'an, se parliamo di corsi di difesa personale femminile, le estrapoliamo dalle tecniche della scuola nostra Kukishin Shiryu, troviamo delle tecniche che possono essere adatte a una signora, a una ragazza giovane, a una mamma, alla fisicità diversa, all'emotività diversa, vero maestra? Certo. La prima cosa importante è che si è visto, abbiamo spiegato, e che anche tu hai precisato, i punti dolorosi, cioè quindi dove si va ad attaccare, si va ad attaccare nei punti dove possiamo fare veramente del male. Tant'è che in quella tecnica che abbiamo appena visto, sembra una sciocchezza, però lui mi sta... Nella realtà quella leva è bruttissima perché ti porta veramente la spalla, il braccio e la spalla in una situazione veramente delicata. L'andare avanti e contrattaccare, dov'è che portiamo il contrattacco? Lo portiamo nei genitali e già lì, voglio dire, stai già portando un dolore notevole. Per continuare la tecnica abbiamo la gomitata sotto il mento, cioè, quindi sono già due situazioni abbastanza... importanti, quindi quello che insegniamo è dove andare a colpire e come colpire, chiaramente provocando un certo tipo proporzionale di danno, ce l'ha spiegato bene l'avvocato, sì, certo. E poi lì lavoriamo sulle tecniche, sulle chiusure articolari, quindi alla fine quando sei al terreno ti controllo quel tanto che basta per dire ok, adesso scappo, me ne vado perché non vale la mi pena. Allontano da, mi allontano dal pericolo, maestra. Mi allontano dal pericolo. Esatto. Mi sono difesa, gli ho provocato dolore perché genitali, mento, chiaramente non è. Ecco, cioè non è una cosa, diciamo, simpatica. E poi lo controlliamo il terreno sempre con delle leve articolari, quindi lavorando sempre sulle leve che fanno parte chiaramente del nostro jiu-jitsu. Stavolta mi sembra di aver capito, avvocato, stavolta mi sembra di aver capito. Quindi, cosa? Malavitoso con un coltello o con un cacciavite? Cerca di accoltellarmi, di cacciavitarmi, mi difendo, lo disarmo e non a mia volta. No, quello no. No, ma butto e scappo. Esatto. Bravo? No, beh, ma neanche a scappare. Sì, scappi per salvarti, perfetto. Però se proprio ti colpisce tu... Sei autorizzato. Puoi farlo stramazzare al suolo e scappi. In questo caso stramazza al suolo, posso dire che... Se quando verrai a vedere le nostre tecniche di difesa da coltello da bastone... Poi ti aspettiamo, ti sono piaciute le tecniche? Molto, ma molto, infatti stavo pensando di fare qualcosa di difesa personale, che adesso sto preparando un nuovo progetto, devo uscire sempre a correre. Brava, brava, ma ora che ci faranno aprire passerà ancora, quindi... Vedrai che ce ne sarà spazio per ospitarti nei nostri corsi. No, vedrai che presto vi faranno aprire, ne sono sicura. Bene, siamo positivi, vediamo... Chiamo Spada Fora! Ok. Ma non so se resterà Spada Fora. Resterà? Resterà. Resterà. Chi lo sa, non ecco si questa, sa, questa bellissima certezza italiana, resterà il ministro, bellissimo, per un imprenditore è bellissimo, bellissimo. Vediamo un'altra tecnica, lo strozzamento frontale, dai. Strozzamento. Cerchiamo di spiegare lo strozzamento, dove andiamo ad indebolire il nostro ipotetico aggressore e qui
già sento le voci che dicono, tu 100 kg, lei 50, fai fatica. Però lì io sembro 150 e tu Mamma, cos'è 75. Questo filmato ci dà... Quindi lo rivediamo e adesso sarà la maestra, credo, a difendersi. Quindi no, sei ancora tu? Sono sempre io, meno male, per una volta non le busco. Controllo gli arti d'attacco, vado ad indebolire là dove non se l'aspetta, fino a portarla in leva articolare e scaricare tutta l'energia verso il terreno, pacamama. Quindi okay, controlliamo la presa e la forza del soffocamento, triangolo genitale, apparato uropoietico, all'interno del gomito dove passano i tendini e le innervazioni, e gomitata in zona temporale, grande torsione leva al polso, accentuata dalla presa. Vediamo l'altro, video, che così la vediamo fatta anche da una donna, questa tecnica. Pareva strano non prenderle, vediamo, è tutto ripetuto. Ma maestra, spiega un attimo, com'è possibile che una donna che pesa la metà, forse anche meno, di me riesca poi a prendere questa fiducia, questa forza energetica per contrastare un avversario che pesa il doppio? Come, quando riesci ad avere questa padronanza? Utilizzo la forza dell'avversario a mio favore, quindi è fondamentale Jiu-Jitsu, l'arte della cedevolezza, e fa questo, utilizza la forza dell'avversario. Grazie Lorenzo. Se posso dire, se posso aggiungere maestra, c'è anche, oltre alla ripetizione, tantissimo allenamento, c'è anche un'acquisizione di una consapevolezza di se stessi, di una fiducia in se stessi, in piccoli movimenti che possono dare e creare delle situazioni per poter uscire dalla situazione di imbarazzo. Certo, il dolore c'è, la situazione c'è, la tecnica, anche questa sarà difficilissima, verrà fatta da cinture nere abilissime, questa tecnica qua, maestro. Viene fatta all'inizio. È la prima tecnica, che spieghiamo. È la prima tecnica. È la prima tecnica che parte da lì. È un anno che non faccio più allenamento. Non ho mai visto che meraviglia la palestra, ragazzi. Bellissima, bellissima la vostra palestra. Voi dando le ciance, è il momento della pubblicità. Dov'è la vostra palestra, scusatemi, tanto per dirlo. È vero, non lo diciamo più. Non diciamo più. Siamo in via Sondrio numero 14 a Brescia, che è una parallela di via Ordinove. E sito? www.palestrabuscido.it. info@palestrabuscido.it, ci trovate su Facebook sotto Buscido Palestre, Instagram Palestra Buscido. Scriveteci. Mannaggia. I vostri pensieri, le vostre riflessioni. Sì, assolutamente. Ci fa piacere. Se vogliamo condividere anche alcune cose. Sì, parla, dici. No, il mio dito era, e ci trovate in palestra quando ci permettono di aprire la palestra, ma come siamo segreteria in TV, siamo sempre tutti lì. Il lunedì dalle 18:19:35 alle 20:35, il giovedì la voce dei samurai, l'amico Giacomo Spartaco Bertoletti, tutti i giovedì dalle 18 alle 19 sullo stesso canale, stesso programma. Parliamo di arti marziali, di sport in generale. Le palestre sono chiuse, sì, è vero, ma noi siamo qui, continuiamo imperterriti la nostra missione. Ringraziamo lo sponsor che ci permette queste due trasmissioni, lunedì e giovedì, che è la SRL, che è in via? Via Sondrio numero 16, praticamente qui attaccata. Ho detto ho scoperto un segretissimo, praticamente. C'è una porta che si divide. 14-16, insomma. È per quello che la segreteria è sempre aperta, sono sempre lì, quindi. Quindi il piacere di poter offrire anche un caffè in sicurezza c'è, per chi volesse, c'è la possibilità di offrire un caffè. Assolutamente, ma stiamo scherzando. Noi pensiamo positivo per il futuro, questa è la positività delle arti marziali, è dura, è complicata, la nostra mente c'è, è vero, stiamo ancora vivendo delle situazioni un po' complicate dal punto di vista nostro, e gli articoli sull'intuizione che ha avuto il nostro Socche ancora 4 mesi fa, 5 mesi fa, in piena pandemia, dice i giovani come ripartiranno, il disagio c'è ancora, ne abbiamo fatto una puntata con la psicologa, purtroppo situazioni stanno succedendo ancora, di scontri tra giovani, giovanissimi, sì, che sfogano in risse fulminee sui social, si trovano e con violenza proprio pura si scontrano in maniera pesante. I più deboli, i più timorosi fanno cose bruttissime su loro stessi, abbiamo sentito di bambini che hanno minato la loro vita. Questi giochi stupidi di quella bambina
che vengono queste challenge sui social. Ricordiamo sempre che è lo strumento che va usato, il coltello, posso tagliare pane e salame con i miei amici, posso ferire la mia mano, posso tentare di ferire in questo caso il nostro Shian, però è come uso lo strumento, la stessa cosa questo oggetto qua. Possiamo vedere la trasmissione in diretta streaming, certo. Formarmi, fare dei corsi, svagarmi, vedere un film, vedere qualcosa, un cartone animato, essere sereno, ma diciamo sempre che il genitore, soprattutto per i bambini, dovrebbe insegnare a usare lo strumento, perché io non sono nessuno, certo. Però in questi casi un bambino di 10 anni che viene lasciato solo su questi usi potentissimi di queste cose qui, che è un'arma pericolosissima se non usata bene, lo diciamo anche come maestri di arti marziali. Utilizzare i social è importante. Vi parla uno che sui social dice: ma cosa fai? Sei sui social? Ci lavoro, comunico, siamo tutti qua sopra. Noi comunichiamo in streaming qua, comunichiamo i video, YouTube, come palestra, come attività professionale. L'arma potentissima è qua. Un messaggio alle famiglie: io non sono nessuno, non ho figli, però seguite i vostri figli quando usano, se sono piccoli, dai 5 ai 10 anni, è giusto che ci giocano, è giusto che conoscono lo strumento, siamo nel 2021, ma guardateli, perché challenge per soffocamento, per giocare a quanto posso stare soffocato, o quando mi possono astrarre tutto il naso e la bocca per trattenere il respiro, per piacere. Non insegniamo questo nelle arti marziali, insegniamo il controllo vitale del respiro, insegniamo a gestire bene l'energia e, se possiamo dirlo, i tuoi allievi piccoli, maestra, si divertono a venire, certo, in palestra. Un saluto a quelli che ti stanno vedendo, i tuoi allievi. Ma ci mancano veramente tanto. I piccoli draghi. Piccolini, dai 4 anni in su. Che tesoro. Abbiamo i piccoli draghi che sono sempre presenti. Una volta porteremo il filmato del bellissimo evento che abbiamo fatto alla Palestra Lullo, alla Bushido, bello, sì. E ci sarà, nella storia della Bushido, ci sarà questo piccolo filmato. La storia della Bushido, maestra, quando è che continua? Lunedì? Lunedì prossimo. Lunedì? Allora, siamo già al 1993. Mamma mia! Lunedì vediamo fin dove arriviamo. Ci sarà presente qua in studio sicuramente l'avvocato. Ci sarà l'avvocato lunedì prossimo? Qua da noi. Spero proprio di sì. Fai sì con la testa, fai ampi gesti assertivi. Spero proprio di sì. Potremmo parlare anche, magari, io so che svelo un segreto che lei, tu non vuoi, ma io lo faccio lo stesso, sento sei distante, che c'è un libro che stai concludendo, ci potrai dare qualche anticipazione? Tipo... Sì, vi do il titolo, si intitola Speriamo sia un pareggio, le donne, lo sport e l'era del cambiamento, dove con altri due colleghi, l'avvocato Maurizio Folli e l'avvocato Elena Pisani, abbiamo scritto per sociologico e giuridico, nel senso che raccontiamo come ha vissuto la donna dai tempi addietro a oggi nello sport, cioè ci sono delle grandi campionesse, ma come dicevo prima non sono tutelate come lo sono i colleghi uomini, e soprattutto la storia di come si è arrivati all'evoluzione dello sport della donna, oltre a tutto un capitolo sullo sport paralimpico, perché anche quello è stato molto importante per le persone che hanno delle disabilità. Magari si potrà fare un piccolo così estratto su Samurai, di poter parlare dell'aspetto che c'è nel rispetto che c'è nelle arti marziali della donna. Io vorrei concentrarmi su questo aspetto qua, nel senso che magari lo scrivi a quattro mani con la nostra Shian, tu e la nostra Shian, perché l'aspetto del rispetto dei gradi e della donna nelle arti marziali non l'ho trovato da nessun'altra parte. Io devo salutare il mio Shian, o devo salutare l'ultima cintura bianca, perché devo portare rispetto e tutelare l'ultima cintura bianca da qualsiasi cosa. Quindi il rispetto della donna nelle arti marziali è molto presente da questo punto di vista. O no, maestri? Sì, certamente. È una lotta che voi donne nelle arti marziali state portando avanti. Portiamo avanti, perché è difficile comunque. Quando pensiamo che emergere in questo settore ha queste origini giapponesi. E in Giappone l'articolo femminile non esiste, la diciamo lunga, riuscire a portare la vostra voce, la vostra capacità a dei livelli altissimi come è il tuo, Presidente, non è facile, ma è ottima. Bene, allora salutiamola, l'opportunità che ci dà l'avvocato con il suo libro. Esatto.
Allora ci vediamo lunedì con il tuo libro e parleremo del libro. Parleremo anche un po' della nostra storia che così portiamo avanti anche. Quindi un po' di ping pong con te, esatto. Che ci dai dei contenuti abbastanza interessanti dal punto di vista anche professionale e sono anche mini corsi di formazione per tutti gli artisti marziali, quelli che fai tu. Alla fine dovremmo fare dei crediti formativi, dovremmo dare dei crediti formativi. anche perché noi siamo certificati a livello europeo e la certificazione prevede anche dei corsi di formazione teorici e pratici. Pratici, i maestri sono qua, ma teorici, questo anche l'aspetto legale è importante secondo me. Certificati Ezia a livello europeo. Quindi io direi di concludere la puntata. Quanto ci manca? La regia è andata via? 8 minuti. Ho la frase anche di fine puntata, quindi ho tutto. Allora possiamo chiacchierare ancora un Possiamo attimo. Chiacchierare ancora un po'. 8 minuti, abbiamo capito bene, Lorenzo? 7 minuti. Chiacchierata ancora un po', dice 5. Quindi avvocato, una dura lotta, è stato facile scrivere questo libro? È ancora così presente la differenza uomo-donna? Presentissima, come dicevo prima, che hanno dovuto inserire un articolo nella proposta di legge, nella riforma sulla parità di genere per inserire, quindi modificare quello che saranno tutti gli statuti e gli statuti delle varie società delle SD e le SDA, perché dovranno essere inserite tutte queste raccomandazioni sulla parità di genere. La donna, potremmo dire che a livello dilettantistico, perché sono delle dilettanti purtroppo ancora, o cosiddetto professionismo di fatto, anche se non sono professionistiche, molte volte sono più titolate e più forti ancora di tanti, come dicevo prima, atleti uomini. Il ruolo della donna è sempre più importante in vari settori, però ancora ad oggi, come ho detto prima, non si può parlare di una parità di genere effettiva. E nello sport ancora si fa differenza, perché si parla di calcio femminile piuttosto che di calcio maschile. Non si parla di sport. Lo sport, come dicevo prima, è per tutti. Uomini, donne, persone con disabilità. E anche per queste persone è molto fondamentale lo sport. Perché in quel momento, quando tu pratichi sport, e l'ho visto sulla mia pelle, tu non sei malata, sei una persona normale che si mette in competizione per far uscire ancora di più il suo valore. E quindi, ed è fondamentale anche per l'inclusione delle persone che hanno Posso delle disabilità. Posso farti una domanda, avvocato? Dal punto di vista tuo personale, il tuo vissuto, lo sport, se possiamo dire, lo tiene lontano dagli ospedali e dai medici. Nel caso tuo, tiene a bada questa maledetta malattia, la controlla. Tu riesci quantomeno a cercare il controllo sulla tua malattia. C'è, non va via, ma la controlli. Sì, beh, io ormai sono a marzo, il 6 marzo, sono 15 anni che mi hanno diagnosticato la sclerosi multipla. Di sicuro non è sempre stato facile. I primi anni non è come adesso, perché non sapevo che cosa mi poteva portare, dove mi poteva portare, soprattutto una malattia del genere, che è una malattia neurodegenerativa del sistema nervoso centrale, non sai che futuro puoi avere, perché l'incertezza del futuro, non sai se il giorno dopo hai un attacco, a un'infiammazione, magari non riesci neanche a muoverti, quindi è stato un momento difficile. Che ho superato grazie allo sport, perché mi sono messa in gioco e ho cominciato appunto a fare attività fisica e non facevo niente, ero distesa sempre sul mio divano, quindi non volevo uscire dal tunnel di questa malattia. Quando ho cominciato a fare sport ho visto che il mio corpo cambiava, la mia mente e il mio spirito cambiavano, perché sappiamo benissimo gli effetti che ti dà lo sport, l'endorfina, la felicità anche dopo uno sforzo fisico notevole come poteva essere una maratona. E quindi io penso che lo sport sia il farmaco naturale senza effetti collaterali da dare a tutti quelli che hanno una patologia o che non ce l'hanno. E dovrebbe essere fondamentale, dovrebbe addirittura passarlo secondo me il servizio sanitario. Dovrebbe essere incentivato dallo Stato, favorendo l'inclusione sportiva più possibile, a prescindere dall'arte marziale, che noi amiamo perché è la nostra
passione, ma tutti gli sport hanno pari dignità dal punto di vista personale e dal punto di vista di benessere psicofisico. Quindi non disdegniamo nessuno. Adesso ti salutiamo, c'è cioè due minuti. Grazie. Devo fare a tutti, proprio una frase conclusiva che se la regia mi inquadra, perché io sono bellissimo e bellissimo con i capelli lunghi azzurri, occhi a bellissimo celeste, facciamo la frase conclusiva che dedichiamo alle le donne, dedichiamo a tutte le artiste marziali, a tutte le donne che praticano arti marziali, è un piccolo pensiero dedicato a loro e alla felicità. Le persone di fronte alla felicità diventano codarde. Per conquistarsi la felicità, più che resistere alle avversità della vita, bisogna avere coraggio. Il maestro Shimosuma Montagnari. Questa piccola citazione viene dalla pagina di Facebook Giappone Mon Amour. Sensei Maurizio Poli, Jiu Jitsu. E vi saluto insieme ai miei maestri. Alla prossima puntata. Ci vediamo lunedì su Samurai Channel. Ciao, giovedì.